Sputare in testa a Marillo, certamente. Se vuoi, mando Dimitri a sputare in testa a Marillo, che puoi partire. Via! Perfetto. E iniziamo subito con l'abbia autoshield. Diciamo, con l'abbia autoshield. Stupendo proprio. Adoro quella mossa. E adoro anche quella fair. Danni assurdi, velocità incredibile. E killa. Mentre vediamo un Little Mac agguerritissimo intanto. Sono subito pari. Dice Tiger, fai bin. Bellissimo. È morto. Brutalmente. È quello che accade. Perdendo anche KO Punch, tra l'altro. Molto questa è una situazione molto, molto buona. Non per Matteo, per Marido. Scusa, sono al contrario di me, c'hai ragione. Si chiamano. Sembrano invertiti, adesso li mettiamo subito giusto. Scusate. Sì, vabbè, ma un attimo di defiance, che lui è un po' un animale. Ma qui? Questo lo sapevate già, vero? Che cos'è? Intanto il nostro Amarillo che sbaglia. Mamma mia! Sta vicino. Santo, fa paura la terra. Sì, sì. Lui ha angolato verso l'altro. Il cazzotto gli è entrato appunto nei polmoni. Intanto vediamo un Bowser che fa una fair e... Attenzione. No, brutto. Bufferato. Ha perso la stock, accidenti, bruttissimo. Adesso è una situazione di stessa. Adesso è veramente neguai il nostro Matteo. Hai già. È morto? No. No, perché missa. Super armor. Super armor di nuovo. Okay. E muore. E la situazione viene risolta dal caro Bowser di Bowser. Bravo Amarillo, sai la percentuale. Bravo! No, vabbè, lo prende due frame, bellissimo. E game one va ad Amarillo. Non che sia difficile colpire Bowser. Non è però. Però è stato bravo. Peccato per quel suicidio veramente indegno. Sembra una di quelle volte in cui io gioco con Ale e tipo mi incastro nello stage e per qualche motivo Dio vuole che mi ci vada tipo magari vincevo 2-0 e muoio. E muoio a 0. 3, 2, 1. Via. Vediamo come andrà. Vediamo un Bowser che prende la morte velocemente. Ha sbagliato il giallo. Se no quella era morta. Infatti non ho capito come in realtà ha fatto uscire da. No, ha sbagliato lo spacing, tipo. Non ha preso l'hitbox per poco. Ha fatto. No, dove farò un po'. Sì, ma viene punito da down tilt 6B. Il down tilt era veramente molto buono. Era meglio nel 4, ma qui non scherza. Si salva per miracolo. È morta lì. È un cosa che è da ancora anche io quanto. Ma perché l'ha colpito tipo su una roba. Ok. L'immunità parlamentare salva la Bowser dalla dalle cose. E il nostro Marillo perde il suo primo stop. Devi solo e Baldo. Bisogna chiamarlo in modo. Vabbè, ma non puoi l'immunità. Che è un ottimo nome. È un ottimo nome. Tanto vediamo che se intanto vediamo questi due titani del dello stage che sta la danno di santa ragione. Hai visto, fatto Bowser che non prende ditemi per veramente poco. Lì erano 22 danni di body slam ed era veramente brutta. La prende e occhio il KO Punch perché può veramente finire. E lo spreco. Peccato che si sta diventando molto più sì, ma deve esserlo. Funziona? No, perché Little Mac allora. Oddio, wow. Praticamente le fiamme di Bowser. Quella tilt è simile all'up smash di Ganon. Meno potente ovviamente. Guarda, adesso addirittura non pensavo fosse. Sì, è true combo con la Nair ed è veramente molto. Danni in sì, ma fa malissimo. E Bowser ruba, Bowser. Intanto vediamo Bowser 120 contro il Little Mac che sopravvive. Ah, l'ha fatto angolato verso il basso, sbagliato. Lo scuda.
penso potrebbe andarsi a suicidare. Infatti, infatti non mi chiedo perché non l'abbia fatto. Cioè, lì letteralmente l'itemic non l'avrebbe fatto più. Bella attacco in corsa. Ma The Sider era efficace come cosa. Probabilmente sarebbe stata una cosa migliore. Bella attacco in corsa. Adesso è molto più critica la perché... Sì, no, è morto. È morto. Siamo uno pari. Uno pari. Vogliamo parlare ora del Keio Punch che uccide 10? Dai, dai, devi rubare. Allora, vediamo un attimo i commenti. Bravo Marillo. Sai le percentuali. Ma perché Marillo prima hai visto ha sbagliato da un tilt neutral beam. Se sapeva la percentuale. Cosa ha scritto? Bravissimo Marillo. Hard read. Connors? Connors? Hai giocato un Kevo? No, non lo faccio. Sì, sì. 3, 2, 1, via! Oh, intanto il match rincomincia. Oh, dimmi, sì, grazie. Dopo. Allora, vediamo. Mentre il nostro compare Luca è occupato, sentirete la mia terribile voce. E intanto Bowser è 79. Mi giro un attimo, Bowser è 79. Vediamo... un amarillo furioso proprio qua. Guardatelo quanto è concentrato. Oh, gli è rullato dentro. 30 danni. Va bene, ha fatto un attimo di aria in realtà. Poteva finire tutto molto bene. Sì, potevo morire. Sì. E è morto. No. No, ce la fa. Sa ricoverare molto bene. Diciamo allora, che conosce il suo personaggio. Ma... ottimo movimento da parte di amarillo. Bello. Un po' sprecato quel Keio Punch. Perché no, dai. Bowser sarebbe morto. Un up smash qualunque. Però comunque, da sentire, è una kill. Sì, bella. Perché la cosa particolare di Bowser è che con Bowser devi stare molto attento, perché Bowser è come Ganondorf, soltanto che a differenza di Ganondorf, che è una vacca, Bowser ha la velocità che avrebbe un medium. E quindi appena ti prende ti fa un fracco di danni. Il vantaggio di Little qui è che... ha fatto Baker. Wow, è vero. Ha fatto Baker di Little Man. Sbagliato spacing della down smash. Butta fuori. Oh, attenzione, e era lì. Salva col set. Tanto il mio discorso è stato completamente... ha preso un salto, è morto. Gli ha rubato una stop così. È quello che deve fare nel matchup. Esattamente così. Gli regge la roll e fuoco smash, però è ancora vivo. Situazione molto tesa. Bowser è veramente un mattone. Voleva provare a fare una forcata, secondo me. Lì bel fuoco. Rischiosissimo perché. Mi piace tipo... tantissimo la smash di amarillo. Bello. Attenzione, la stocca. Immagino che forse di prendersi bastonate dagli aerials. Bello. Up smash ridandogli il salto. Attenzione, no, è perde, sbaglia e perde la partita, così. Peccato per Amarillo che si suicida. Intanto il nostro Odinoz dice che sapeva tutto. Odinoz, dimmi, Odinoz. Peccato. Peccato per Amarillo.